Buongiorno, buongiorno, eccoci di nuovo a un appuntamento di confronto con i gruppi, i partiti e i candidati alle prossime elezioni europee per quel che riguarda i temi relativi ai servizi pubblici locali e alle utility. In un'occasione come ormai Utilitalia organizza in modo, possiamo dire, tradizionale per mettere a confronto programmi, prospettive e idee. Per quel che riguarda il mondo delle utility, dell'energia, dei rifiuti e dell'acqua e i programmi in vista dei principali appuntamenti elettorali. Il confronto di oggi è con Paolo Borchia, che saluto e ringrazio, eurodeputato della Lega, imprenditore e attivo sui temi che ci interessano oggi. Buongiorno Borchia. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora, partiamo subito dal cuore del problema europeo di questa fase, non solo in verità per le aziende dei settori che ci interessano nella discussione di oggi, ma più in generale sugli orizzonti della politica europea, politica comunitaria. Si è parlato molto, si è parlato tanto, per alcuni anche troppo, del Green Deal, degli investimenti che questa transizione digitale e ecologica, come si usa dire, attualmente impone agli stati nazionali, ma anche all'Unione Europea, per quel che riguarda appunto i processi di accompagnamento industriale e ambientale, che richiedono una mano pubblica molto rilevante. L'opinione del suo gruppo e della sua area politica è stata, in fase molto critica, diciamo, verso alcune ricadute anche operative, no, di questo Green Deal. È molto recente la questione della direttiva europea delle case green. Noi in Italia, per quel che riguarda gli investimenti nel rinnovamento del patrimonio edilizio con sussidi e incentivi pubblici, abbiamo un'esperienza tutta particolare che ci fa, come dire, riflettere due volte in più su questa questione. Ma più in generale le chiedo, per inquadrare gli argomenti di oggi, come vede nella nuova legislatura europea, che debba essere affrontato il tema del cosiddetto Green Deal e del ruolo, degli investimenti pubblici, del debito pubblico eventualmente comune, nei processi di accompagnamento, in questi settori. Prego. Ma innanzitutto vi ringrazio per l'organizzazione di questo momento di confronto che, a dire il vero, va in continuità con quanto fatto negli ultimi 5 anni e non è qualcosa di estemporaneo legato soltanto alla campagna elettorale. Poi, partendo subito ed entrando nel merito con le domande, effettivamente ci sono alcuni settori che sono in una situazione di timore rispetto a quelle che potranno essere le conseguenze future, in particolar modo per quanto riguarda il tema della competitività. Sgomberando il campo da ogni equivoco, come Lega siamo totalmente convinti che il tema della decarbonizzazione, che la lotta al cambiamento climatico e che il miglioramento dei processi produttivi in ottica di decarbonizzazione siano dei processi indifferibili, però quello sul quale non ci troviamo d'accordo perché inapplicabile, inattuale e dannoso per la nostra economia è tutto l'impianto normativo che è stato costruito fino adesso, in particolar modo per quanto riguarda un eccesso di zelo sugli obiettivi, per quanto riguarda delle tabelle di marcia che non sono assolutamente coerenti, uno con lo stato delle finanze pubbliche. Due, con la capacità di investimento dei nostri apparati produttivi, per cui dobbiamo decidere che parte stare o perseguire gli obiettivi in maniera seria, credibile e coerente, e tenendo in considerazione tutte le difficoltà che ci sono, altrimenti riduciamo il tutto a mera propaganda ideologica perché green è bello, ma al di là di questo non riusciremo ad andare. C'è un fattore importante legato ai costi ed è un tema del quale mi sono occupato in prima persona, scrivendo lettere alla Commissione europea, depositando interrogazioni scritte. Poi, quando viene depositata un'interrogazione scritta e nella risposta non viene citato nessun numero, effettivamente andiamo in difficoltà nel cercare di spiegare alle aziende, ai settori, alle categorie quanto costa la transizione. Attenzione, questo non è uno scetticismo legato alla propaganda o alla campagna elettorale, visto che sono anni che supplichiamo una traiettoria maggiormente realistica, in secondo luogo capire
quanto costa la transizione, chi paga e aspetti di questo tipo. C'è un altro aspetto, un elemento di criticità che non ci convince perché gli ultimi 5 anni non sono stati facili per nessuno, dai settori più disparati a livello economico ai settori legati alle multi-utility a chi si è occupato di fare legislazione. Però se partiamo dal presupposto che effettivamente la pandemia, l'esplosione dei prezzi delle bollette, due conflitti hanno avuto delle ripercussioni inevitabili sulla salute delle finanze pubbliche, per cui oggettivamente siamo andati ad erodere quella che era la capacità di investimento futura. Per cui, da questo punto di vista, se manca la capacità di investimento, se manca banalmente il volano che l'investimento pubblico può fornire da stimolo all'investimento privato, oggettivamente bisogna capire se gli obiettivi che, attenzione, perché ricordiamo, il Green Deal è stato presentato all'inizio di dicembre del 2019, quindi pochi mesi prima dello scoppio della pandemia. Per cui fondamentalmente è uno strumento che è stato sfortunato, nel senso che nasce con delle tempistiche che lo rendono vecchio dopo appena terminato la sua presentazione. Per cui in prospettiva futura gli obiettivi devono essere quelli, vanno riviste tante cose, ad iniziare dalla tabella di marcia, ad iniziare dagli investimenti sulle filiere, anche perché attualmente noi siamo molto deficitari in termini di tecnologia, di materie prime e di filiere. Per cui non credo che abbia grandissimo senso rinunciare alle importazioni di idrocarburi dalla Russia quando magari poi si va a legarsi braccia e piedi ad un'altra forma di dipendenza che è quella legata alla Cina. Poi, e qui concludo, automotive e agricoltura sicuramente sono due settori tra quelli più impattati. Per quanto riguarda l'automotive, io non ho assolutamente pregiudizi nei confronti dell'auto elettrica. Ho grossi pregiudizi sugli obblighi, visto che l'obbligo di stop al motore endotermico comunque rappresenta una violazione alla libertà di scelta delle persone e soprattutto rappresenta una violazione al concetto di neutralità tecnologica, quindi ci dovrebbe essere tenuto in massima considerazione. Per quanto riguarda l'agricoltura, anche in questo caso sappiamo che gli operatori europei sono quelli, specialmente quelli italiani, sono quelli più sensibili alla sostenibilità. Qui il problema grosso è che si tratta di un settore che ha bisogno di sostanze che vadano a proteggere i prodotti e se oltre Europa, al di là dei confini dell'Unione Europea, vediamo che vige il Far West, poi diventa chiaramente molto complicato per i nostri agricoltori andare ad essere competitivi sui mercati, ad essere sostenibili e soprattutto riuscire ad avere un minimo di reddito. Questo è chiaro, c'è un problema, diciamo, di competitività internazionale abbastanza evidente. Però, se il tema, andando più da vicino sui settori, diciamo, delle utility e dei servizi pubblici locali, se il tema, diciamo, criticato è il livello di ambizione e di prescrizione, ma non la premessa che ci sta dietro, cioè l'esigenza di, come dire, fare fronte a una serie di questioni internazionali, a questioni globali tipo il cambiamento climatico, o la dispersione di risorse naturali, penso ad esempio l'idrico, rimane sul terreno, il tema della necessità di programmare investimenti a medio periodo anche di dimensioni, di mole, diciamo importante, al di là dei Certo. dettagli, no? Su quanto tempo ci mettiamo, eccetera. Ora, qui le strade sono due, che mi vengono in mente, ma sono entrambe piuttosto complicate. La prima è caricare tutto questo fabbisogno in tariffa, ma questo ha degli evidenti problemi sociali, politici, di consenso, eccetera, eccetera. L'altro è trovare un sostegno, un filone, di finanziamento pubblico. Quello nazionale, guardando l'ultimo DEF e l'andamento del debito pubblico nell'ultimo DEF, non mi pare un terreno, diciamo, molto promettente, da questo punto di vista. Quello europeo, è altrettanto complicato, da ragioni banalmente politiche, nel senso che il debito comune che si è fatto con il recovery lo si è fatto perché era scoppiata una pandemia, e quindi una crisi assolutamente inedita, ma
molti paesi hanno tenuto a dire che si faceva quella volta lì e poi basta, mai più, e questo rimaneva, diciamo, un unicum nella storia. Lei come la vede? Inizio dalla fine, nel senso che l'integrazione europea dal punto di vista concettuale rappresenta un obiettivo che piace a tutti, seducente per i giovani che votano sempre meno, seducente per gli imprenditori. Poi però bisogna avere la capacità di mettere a terra l'idealismo e declinarlo in concretezza. Io, per quelle che sono le caratteristiche del nostro paese e della pubblica amministrazione di questo povero paese, sul tema recovery individuo una criticità gigantesca che si chiama 2026, vale a dire dopodomani, nel senso che abbiamo una pubblica amministrazione che dal punto di vista anagrafico inizia ad essere abbastanza avanti con l'età, una pubblica amministrazione che, eufemisticamente parlando, non è tra le più digitalizzate in Europa. Pensiamo banalmente in Italia quanto serve non so, per avere una valutazione di impatto ambientale, ad esempio. Per cui ci rendiamo conto quanto è complicato andare ad investire in maniera profittevole una quantità di risorse mai vista in passato. Adesso, al di là del fatto che magari la pubblica amministrazione italiana è sempre stata storicamente abituata a fare le proverbiali nozze con i fichi secchi, però c'è il grosso tema che in effetti le risorse sono tante e sono da impiegare in troppo poco tempo. Io onestamente fatico a capire come mai non si è riuscito a decollare un dibattito concreto su un allungamento ragionevole dei tempi, anche perché pensiamo banalmente ad una delle problematiche maggiori che affliggono il settore idrico in Italia, vale a dire l'età media delle infrastrutture. Chiaramente noi da un lato potremmo dire, bene, a livello di investimenti, visto che a livello nazionale abbiamo delle problematiche a livello di budget, investiamo a livello comunitario sulla ricerca e sull'innovazione in modo da avere infrastrutture per l'idrico maggiormente resistenti in prospettiva futura. Ecco, questo è un concetto che penso possa essere condivisibile per tutti. Però poi, al di là della ricerca e dell'innovazione, se poi dobbiamo iniziare a mettere a terra i lavori, ad intervenire sulle infrastrutture di superficie, sui sottoservizi, chiaramente da qui al 2026 non riusciamo a completare, come dire, un chilometraggio utile per andare a dare una risposta a questo problema. Per cui ci siamo fatti una domanda, ci siamo dati purtroppo una risposta, una prima idea sulle risorse potrebbe essere legata al PNRR, che per carità qualcosa investe sull'idrico, però dal mio punto di vista, anche per andare incontro a quella che deve essere un'esigenza imperativa per i prossimi anni, vale a dire la salvaguardia della risorsa idrica, e teniamo a mente che questa dovrebbe essere un'urgenza alla quale pensiamo 365 giorni l'anno e non soltanto in agosto, quando magari i telegiornali tempestano l'opinione pubblica sulla problematica dell'idrico. Per cui io credo, se non sono molto ottimista, però se ci fosse veramente la possibilità di allungare quelle che sono le tempistiche per la conclusione della rendicontazione dei vari piani nazionali che poi vanno a rispondere al Recovery and Resilience, penso che sarebbe un grosso passo in avanti. Poi, per quanto riguarda il tema di intervenire sulle tariffe, oggettivamente abbiamo visto la spirale inflattiva che è andata a colpire duramente le fasce a reddito più basso. Per cui, fondamentalmente, io anche cercare di, come dire, di tutelare, di preservare la competitività delle imprese, io starei ben attento quando si tratta di aumentare i costi fissi a carico delle aziende. Per cui, insomma, andare a toccare le tariffe, come avrete capito, non è un tipo di Chiaro, ipotesi che rappresenta propriamente il mio piano A. chiarissimo. No, c'è il tema che, come dire, queste imprese nei settori di cui stiamo parlando molto spesso
vivono una sorta di condizione ibrida, per cui da un lato Certo. si chiede loro di essere imprese industriali a tutti gli effetti e soprattutto con un'alta intensità di investimenti, più di quella che si riscontra in altri settori industriali, dall'altra però si chiede appunto di essere molto leggere o il più leggere possibile sul piano delle entrate tariffarie, e questo, come dire, può complicare in alcuni settori più che in altri la reale possibilità di sviluppare politiche industriali effettive. Assolutamente. Ecco, sempre restando sull'idrico, visto che ne abbiamo Certo. parlato, oltre al tema, diciamo, degli investimenti classici nelle infrastrutture, noi in Italia abbiamo un problema storico con la dispersione, eccetera, eccetera, ci sono temi di governance, diciamo, più apparentemente immateriali, ma in realtà altrettanto importanti. Penso alla regolamentazione sulle acque reflue, sul riuso, sulla valorizzazione della risorsa idrica, eccetera. Lì cosa si può fare anche al netto della possibilità o meno di movimentare fantastiliardi di euro in investimenti? Ma il tema delle infrastrutture, ne abbiamo parlato prima, è molto critico e soprattutto presenta, come dire, presenta un grado di criticità a geometria variabile, nel senso che abbiamo parti del paese, specialmente legate al sud e in misura minore al centro, che purtroppo numeri alla mano sono le protagoniste di un eccesso di dispersione, per cui chiaramente da questo punto di vista va fatto un lavoro importante. Poi il tema del riuso delle acque reflue, valorizzazione dei fanghi, la produzione di energia, ecco, magari il primo step da intraprendere sarebbe quello di creare cultura sul territorio, perché chiaramente abbiamo un'opinione pubblica che magari è ancorata a schemi vecchi, si teme che, come dire, sistemi che determinati processi tipo processi legati ad esempio alla produzione di energie in forme alternative ancora spaventano, per cui va creata tanta cultura, va creata tanta consapevolezza, ma soprattutto, so, se devo fare un ragionamento sulla termovalorizzazione, chiaramente bisogna partire dal presupposto che questo paese, per quelle che sono le sue caratteristiche, quindi paese manifatturiero, povero di materia prima, comunque non può pensare di affrontare il futuro con un grado di dipendenza così alta dalle importazioni di energia dall'estero. Per cui, come dire, la mentalità NIMBY deve essere una mentalità che negli anni deve essere superata. Poi io mi rendo conto che questi sono passaggi epocali e che a livello di generazioni serve tanto, tanto tempo. Però se rimaniamo ancorati a schemi così vecchi, temo che non riusciamo a superare quelle che sono le problematiche sulle quali lavorare. Poi chiaramente la politica deve avere spina dorsale, nel senso che stiamo parlando di provvedimenti, stiamo parlando di idee, di approcci che possono risultare molto impopolari non tanto perché siano sbagliati, ma fondamentalmente perché quota parte. Importante delle informazioni necessarie e sufficienti per andare ad esprimersi con una certa cognizione di causa su questi temi. Ecco, citava la termovalorizzazione, quindi mi porta direttamente a un altro settore molto importante per Utilitalia, quello dei rifiuti. Anche qui il paese è abbastanza drasticamente diviso in due, in una Certo. condizione che peraltro intreccia i problemi tariffari che dicevamo prima, perché siccome la Tari richiede normativamente di coprire integralmente i costi del servizio, e siccome in molti territori, in particolar modo del centro-sud, nei costi del servizio rientra in quota non banale il turismo dei rifiuti, cioè il fatto che si mandino colonne di camion di rifiuti verso le regioni del nord o verso l'estero per smaltire quello che il deficit impiantistico del territorio non permette di smaltire, il Certo. risultato è servizio inferiore, di qualità inferiore, ma tariffa di livello mediamente superiore rispetto a quello che si incontra invece in aree del paese più servite. Da questo punto di vista, anche qui la banale chiusura dell'impianto
del ciclo di gestione dei rifiuti anche in grandi città, per esempio a Roma, determina alcuni anni di dibattiti incendiari, una progettazione complicata, una realizzazione altrettanto, se non più complicata, con il risultato che, come dire, noi ci troviamo a inseguire perennemente una frontiera anche tecnologica che ci sfugge nella maniera più completa. Come si supera questo gap, secondo lei? Ma se mi consentite una battuta, stavo fantasticando di uscire sui social con un post reclamando la necessità di un nuovo termovalorizzatore nella mia provincia. E poi fantastichiamo quelli che potrebbero essere gli eventuali commenti con il più sottile, il più pensato che. E più gettonato che dovrebbe essere canonico, fatelo sotto casa tua. Esatto. No, adesso, al di là di questo, magari c'è anche un problema di narrazione, c'è anche un problema di come si raccontano questo tipo di fenomeni, perché chiaramente adesso, al di là di quelle che sono le differenze che possono esserci tra una regione e l'altra, magari differenze legate anche a fattori culturali o a quanto gli amministratori locali hanno investito nel passato. Però il tema è che la gestione dei rifiuti ha rappresentato negli ultimi anni un problema annoso per questo paese. Altro problema annoso è legato al deficit energetico, per cui se uno facesse 2 più 2, penso che una volta individuata la metrica, la procedura, una volta individuato chiaramente e spiegato all'opinione pubblica il metodo, non penso che dovremmo avere grosse difficoltà nell'andare in questa direzione. Purtroppo, questo resta sempre il paese dei comitati, dove siamo troppo bravi ad analizzare le cose che non vanno, mentre quando si tratta di trovare una risposta, quando si tratta di dare un'alternativa, magari non siamo altrettanto brillati. Per cui, da questo punto di vista, credo che andrebbe fatta una riflessione innanzitutto sul tema della sburocratizzazione, nel senso che la fase burocratica, la fase dei controlli, la fase delle valutazioni di impatto, le valutazioni di impatto ambientale, quelle legate all'incidenza economica, devono essere degli elementi che comunque fanno parte di un processo, ma devono far parte di un processo in maniera più rapida, altrimenti già abbiamo un'opinione pubblica refrattaria. Anche dal punto di vista delle tempistiche, non soltanto di esecuzione, ma per quanto riguarda le tempistiche legate alla documentazione, legate ai permessi, legate alle valutazioni, andiamo così lunghi, poi questo paese rimarrà sempre inchiodato. Per cui penso che la prima urgenza sia quella di creare cultura, di creare consapevolezza sui territori e soprattutto per spiegare all'opinione pubblica che non c'è nessuno che vuole avvelenare nessuno, però chiaramente abbiamo, come dire, abbiamo delle questioni irrisolte che adesso devono trovare una risposta. Senta, gli ultimi minuti li vorrei dedicare all'energia, che è l'altro tema Certo. centrale in questo panorama. Lei accennava prima al fatto che con la invasione della Russia all'Ucraina noi abbiamo, noi, ma non solo l'Italia, in verità tutta l'Europa, in tutta fretta abbiamo banalmente girato i tubi del gas dalla Russia ad altri paesi. I tubi che diciamo erano rivolti a est li abbiamo idealmente girati verso sud, rivolgendosi ad altri paesi che non sono in realtà grande garanzia nemmeno sul piano democratico. Bontà loro, in questa fase non hanno invaso vicini, ma insomma la natura o l'onnipotente non hanno distribuito energia fossile sufficiente nella Svizzera tedesca o i paesi diciamo più tranquilli, e questo determina una situazione palesemente subottimale. C'è però il tema della diversificazione delle fonti Assolutamente. energetiche che lei citava prima, ed è un tema su cui la politica comunitaria ha potenzialmente un ruolo di primo piano. Quali devono essere i filoni, ma proprio sul piano strategico, ma anche concreto, operativo di normazione a livello comunitario, da questo punto di vista, secondo lei? Parliamo dagli obiettivi. Gli obiettivi devono essere quelli di diversificare le fonti energetiche, soprattutto per il nostro paese, chiaramente, per carità di Dio, contestualizzato
sia nella realtà comunitaria che in una realtà un po' più ampia, l'obiettivo però deve essere chiaro: più autonomia energetica e meno dipendenza dalle importazioni dall'estero, ma indipendentemente che si tratti di idrocarburi o di altre fonti. Anche perché a me stupisce il fatto che il gas come tipologia di fornitura non è una commodity flessibile, nel senso che le infrastrutture sono importanti sia a livello di realizzazione che a livello di manutenzione. Noi siamo trovati nella necessità di rinunciare al gas russo e l'Algeria, ad esempio, è stato il paese che più ha contribuito a colmare il gap, però poi se uno va a vedere la compagine societaria di Sonatrach, quindi la società algerina che fornisce gas, vede che c'è una partecipazione di Gazprom molto importante, per cui magari se qualcuno vuole girarsi dall'altra parte e non ragionare su queste dinamiche, lo fa, però non andiamo a risolvere il problema. Io cercando di unire i puntini, penso che innanzitutto bisogna lavorare sul tema dello snellimento del permitting legato alle fonti energetiche rinnovabili. L'Istituto della Comunità Energetica, sebbene sia agli albori della sua storia, comunque sta rappresentando un buon esempio che va in questa direzione. Poi chiaramente bisogna avere una certa capacità di sintetizzare quelli che sono i numeri, quelli che sono i consumi, quello che è il fabbisogno di questo paese. Per cui, se da un lato le fonti energetiche rinnovabili rappresentano delle fonti che hanno limite della non programmabilità, tranne magari l'idroelettrico, e soprattutto difficoltà di essere stoccate, dobbiamo anche capire che le rinnovabili nel nostro mix energetico devono crescere in termini percentuali, però contestualmente ci servono le cosiddette fonti di backup. Putin non durerà per sempre, e poi quando ci sarà Putin, l'assetto della Federazione Russa potrebbe rimanere sostanzialmente inalterato, come magari potrebbe migliorare. Cosa faremo all'epoca con il gas russo? Nel senso, una fonte che per anni è stata ritenuta la più economica e la più affidabile, cosa faremo? Continueremo ad acquistare gas dall'Algeria, che non trovandosi in condizioni per essere costretta ad importare più di tanto, ha avuto anche la possibilità di avere un maggior potere negoziale. Poi c'è il grande tema del nucleare, altro tema purtroppo eccessivamente divisivo per quanto riguarda l'Italia, però l'area di quarta generazione, di small modular reactors, tecnologicamente non sono così lontani come potremmo pensare, per cui anche da questo punto di vista dobbiamo avere la capacità di non puntare unicamente su una fonte, tenendo presente che le rinnovabili, da un lato, rappresentano la soluzione alla nostra richiesta di autonomia energetica, dall'altro lato, dal punto di vista delle filiere, dal punto di vista delle materie prime, però mettono a nudo il fatto che sia l'Italia che l'Europa negli ultimi anni sono rese eccessivamente dipendenti dalle filiere cinesi. Per cui, da questo punto di vista, se si ha la capacità di investimento, e non è scontato, perché una volta che una filiera è persa, persa, di ridare voce in capitolo all'Europa su questi temi, penso che potremmo guardare al futuro con una maggiore serenità dal punto di vista dell'autonomia energetica. Poi, per quanto riguarda le estrazioni domestiche, altro tema che interessa molto l'opinione pubblica, poi qui in Veneto il tema della sussidenza è un tema parecchio sentito. Insomma, dobbiamo anche in questo caso avere in testa i numeri e comunque capire che sì, si potrebbe migliorare in termini quantitativi, però insomma, per un paese che consuma una media di 70 miliardi di metri cubi annui, quello che può arrivare dal Mediterraneo chiaramente rappresenta una quota parte, diciamo, da sola non va a risolvere i problemi. Per cui, diciamo, penso che questo sia un attimo come dire, una
una sintesi di quello che dovremmo fare in futuro partendo da quelli che sono i tanti limiti che attualmente affliggono la nostra economia e l'energia del nostro paese. Bene, 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 grazie, grazie a Paolo Borchia, grazie per la Ma chiarezza e anche grazie a per voi aver per la affrontato con noi disponibilità. tutti i temi che ci stavano a cuore in questa chiacchierata. Noi facciamo a lei, come facciamo a tutti, naturalmente i migliori in bocca al lupo per la prossima competizione. Un buon lavoro per tutto, grazie davvero. Grazie, grazie per l'invito e chiaramente massima disponibilità per la prossima iniziativa. Grazie mille, a presto.